quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Vorrei il dottor Nelson Martinez, per favore. Martinez? Meno male. Sono Salazar, qui dal carcere Modello. Senti, Nelson, si tratta del tuo protetto. Vieni qui, per favore. Che c'è? Hanno ammazzato Ciruli. L'hanno buttato nel cortile giù dalla terrazza. Lo sai perché è successo? Dopo che ti hanno ferito, hanno scoperto che era lui il confidente. Un altro carcerato l'ha denunciato. Nessuno poteva salvarlo. Fermo, fermo, Pedro! Ma cosa ti succede? Lasciami! Ma che succede? Sta calmo. Su, su. Ma che stai? Lasciatemi, lasciatemi! Lasciatemi! Calmati. Così non risolvi niente. Cosa fai? Ma che... Pedro Luis! No! Non ammazzarlo! Zitto! Questa è la soluzione. No! Ci sono altre vie d'uscita. Questa è l'ultima porta che devi scegliere d'aprire. No, ascoltami. Il suicidio non è la soluzione. Non è un uomo colui che cerca nel suicidio la scappatoia. Guarda come sta tormento, poverino. Sta riposando. Le emozioni l'hanno sfinito. Già. Le emozioni e il fatto di aver capito dove si trova. Vieni, andiamo fuori e lasciamolo riposare. Così, così si riprende. Metto a posto i miei libri e vengo con te. Ce l'ho fatta! L'ho ottenuta, Pedro Luis! Ehi, calma, calma. Shh, parli non piano, non lo svegli. Ma come faccio a non svegliarlo? Come faccio a non svegliarlo se gli porto una splendida notizia? Pedro Luis,
Pedro Luis, svegliati. Svegliati. Che succede? Pedro Luis, sei fuori da questo inferno, amico. Raccogli le tue cose. Andiamo. E anche tu, Cayetano. Io? Sì. Andiamo. Avvocato, lei sta alzati, dicendo... Alzati, alzati. Ho ottenuto il trasferimento per il carcere del Giunchito con effetto immediato. Ce l'ho fatta. Ma perché lo mandano così lontano? Oh, Delfina, basta. Ancora ti lamenti. Tu sai cosa significa andarsene via dal carcere modello? Faresti bene a rallegrartene. Sì, e che... Delfina, sta a sentire. Questo è un carcere diverso. Starà molto meglio. Sarà trattato bene, avrà intorno gente diversa, gli daranno l'opportunità di lavorare. Starà molto, molto meglio. Sì, questo e lo so. E poi ricordiamoci di una cosa, questo lo dobbiamo all'avvocato Martinez. Neanche baciandogli i piedi lo ripagheremo di quello che ha fatto per Pedro Luis. Sì. Qualsiasi cosa purché mio nipote sopporti con più pazienza gli anni di carcere che lo aspettano. Però c'è una cosa, vecchio mio. Lo stanno allontanando da noi ogni volta un pochino di più. Hai pensato, mio caro, al viaggio che dovremo fare per andare a trovarlo? Oh, coraggio, Delfina. Bene, ho finito. Io ho lasciato qui alcune cose che non mi servono. Sì, anch'io lascerò delle cose, perché per me sono più importanti i miei libri. I libri non li cambierei con niente. Credo che stiano per venirci a prendere. Ormai è quasi ora. Saranno qui a momenti. Già. Bene, signor Di Pasquale. È arrivata l'ora di salutarci. Sì. Beh, ora io resto solo, però... Sono contento per te perché torni a casa tua. Bene. Io so che tu mi mancherai molto. Anch'io sentirò molto la tua mancanza. È vero, mi mancherai molto perché... Beh, io vado via e ne sono felice, però il mio unico dispiacere nel lasciare questo posto è sapere che rimarrai solo. Beh, non importa. Per me tu sei stato come un figlio, sai. Tale e quale un figlio. Ora vai, ti stanno aspettando. Vai. Non preoccuparti per me. Però credimi, quello che hai fatto per me non lo dimenticherò mai. Bene, vedrai che un giorno ci rivedremo fuori di qui. Ne sono Pedro sicuro. Luis Guerra e Cayetano Navas, in partenza per il Giunchito. Addio. Addio. Forse un giorno butteranno giù queste mura. Forse un giorno questo carcere cesserà di esistere. Andiamo, andiamo, camminate. Bravo.
Togli le manette, per favore. Ecco fatto. Grazie. Può andare, lei. Siate benvenuti. Il mio nome è Luis Ángel Cestillo. Pedro Luis Guerra. Cayetano Navas, per servirla. Sedetevi, sedetevi. Devo avvertirvi che qui è tutto diverso dal carcere in cui siete stati finora. Io non dirigo un penitenziario, ma un carcere di rieducazione. A tutti gli uomini che vengono qui, dopo essere stati esaminati da specialisti, diamo l'opportunità di lavorare. Gli chiediamo che lavorino. E l'80% lo fa. Alcuni lavorano e nello stesso tempo studiano. Studiano e insegnano. Qui abbiamo vari mestieri come il falegname, il calzolaio, il meccanico, l'elettricista e così via. I turni di lavoro cominciano alle 8 del mattino fino alle 12 e riprendono alle 2. Fino alle 4 del pomeriggio. Il sabato di solito si riposa. La domenica c'è la messa, naturalmente, e poi le visite e il cinema. E anche il mercoledì c'è la messa. Stiamo formando una piccola orchestra e stiamo organizzando un coro o un gruppo teatrale. Abbiamo anche una biblioteca, ma mancano alcuni libri e altre cose molto importanti, come archivi. Signor direttore, perdoni se l'interrompo, però i più importanti sono i libri. Ah, sì, è vero. È nel nostro interesse invogliare voi reclusi alla lettura. E perché, come diceva Simón Rodríguez, il più grande maestro del nostro paese, nessuno ottiene per caso una laurea all'università. Questo titolo si ottiene solamente attraverso i libri. E qui diamo tutti l'opportunità di studiare. Si insegna stenografia, contabilità. Però qui abbiamo gente che sta studiando anche a livello universitario. Certo. E per finire, vi prego, se è possibile, di trattarmi come un vostro amico, eh? Mi vedrete spesso in blue jeans, partecipare ai vostri gruppi di lavoro. Senta, mi scusi se glielo domando, però se tutto questo fosse vero, dove sarebbe la punizione? Dove sarebbe la punizione? La punizione è la peggiore delle punizioni. Cioè il privare della libertà un uomo. Ma non parliamo delle punizioni, per favore. Né del delitto commesso. Io non sono un giudice. Qui dobbiamo parlare soltanto di riabilitazione. È il nostro impegno. Perché quelli che lavorano, che studiano, quando escono di qui, lo facciano a fronte alta. Perché sanno di essere cambiati. Di essere utili alla società. Sì, signore, sì. Quando io sono arrivato qui, per prima cosa ho fatto trasformare le celle di isolamento, in aule. E questo carcere di massima sicurezza, in uno di rieducazione. Sì, la riabilitazione è la prima cosa. Qui non ci sono coltelli e nemmeno violenza, né droga. Qui non dovete difendervi da nessuno.
L'unica cosa che vi chiedo è di prepararvi al vostro futuro. Per farlo, voi avete due strade da seguire. Il lavoro e lo studio. Ciao. Ciao, Raffaele, come stai? Bene, tu? E questo piccolino come sta, eh? Ah, non gli dai neanche un bacino. Certo, lo faccio subito. Perché io sono il suo papà. Allora, mi fai un sorriso? Eh? Fammi un sorriso. Dai su. Eh? Ah, fai vedere? Hai visto? Ha sorriso. Ha sorriso davvero, sì. Vita mia. Il suo primo sorriso è stato per te, per il suo papà. Sai, se penso che... non so, che mi sento all'improvviso a salire dai rimorsi. Perché, amore mio? Non lo so, penso che tutto questo lo sto togliendo a Pedro Luis. No, tesoro, non devi pensare questo. Non devi avere alcun rimorso. Pensa che questo bambino è fortunato perché ha due papà e crescerà molto bene, io lo so. E la sua mamma è la migliore del mondo, migliore di quella vera. Sei felice? Molto, perché ho te e lui. Sì, ma vedi, io penso, noi lo desideravamo tanto, lo stiamo crescendo, gli diamo tutto il nostro amore. Ma se all'improvviso lei ricompare? Non verrà. Sì, ma se lei si pentisse di ciò che ha fatto e volesse riprenderselo. Mi capisci, Nieves? Noi due consideriamo questo bambino come se fosse nostro. Ma se all'improvviso ricomparisse sua madre e ce lo riprendesse? No, questo non succederà mai. Come puoi essere sicura? Perché lei non lo ha mai voluto. Non ha mai amato il suo bambino. Lei provava solo molto rancore e ha dato via il figlio. Noi due invece abbiamo lottato tanto per averlo. Tu sai com'è stato difficile, amore mio. Sono successe tante cose. Però ormai è nostro, legalmente. E per l'affetto che gli diamo. Sì, Nieves, però... Nieves, sei sicura che questo bambino potrà appagare il tuo istinto materno? E che non finirai per sentire dentro di te un senso di frustrazione perché sai che non potrai avere dei figli tuoi? No, amore mio. Mi sento realizzata con lui. E poi noi lo cresceremo insieme, tu ed io. Gli daremo amore. Saremo i suoi genitori. E quando tornerà Pedro Luis, lo divideremo con lui. Sono 12 anni. In carcere si cambia molto. Chissà come ne uscirà Pedro Luis. Chi lo sa? Mi sembra di sognare. Guarda quanti libri ci sono. Si può studiare. Lo sai che quando il direttore ha detto che si può studiare fino al livello universitario, Pedro, ti giuro che non gli ho creduto, ma è la verità, guarda, è la verità. C'è l'officina, gli strumenti per lavorare e nessuno pensa a farsi un coltello per aggredire o per difendersi. Sarà, a me sembra strano. No, non è strano. Sta a sentire, qui sono tutti occupati in qualcosa di utile. Hanno tutti la mente impegnata. E così nessuno sente la repressione, il carcere. Cayetano, chi è dentro è dentro, la realtà non cambia. Guarda, ci sono le sbarre lì dietro alle tue spalle. Siamo rinchiusi. Sì, sì, però cosa importa se ti rinchiudono il corpo quando non ti rinchiudono lo spirito? Che cosa dici? Pedro, lo spirito è come un alito vitale. Se questo spirito si spegne, allora è come essere morti. E chi dice spirito dice intelligenza, fantasia, libertà di creare. Ma quando anche la tua mente viene imprigionata, allora diventi veramente un bruto. No, non è vero. Io sono sempre stato un bruto. Sono sempre stato un bruto, non lo sono diventato certo qui dentro. Eppure quando mi hanno rinchiuso in prigione, mi sono sentito anch'io come morto, amico, come morto. Beh, questa reazione è normale. Ci sono uomini che con la sofferenza si distruggono, che arrivano ad impazzire e a questi non resta altro che cadere sempre più in basso. Tu invece no, tu puoi approfittare del tuo tempo qui per studiare, tu ne puoi approfittare bene, amico mio. Ma non mi fare ridere. Cayetano, dimmi una cosa, a che mi serve studiare se sono rinchiuso qui? Eh? Ma no, guardami. Io mi sto preparando per quando uscirò da qui. Anche se quel giorno
Ormai sarò un vecchio. Avrò un'età in cui purtroppo in questo nostro paese non si trova lavoro, o almeno è difficile. E in più c'è la fedina penale. Sì, la fedina. E i precedenti. Già, i precedenti sono come un marchio. Un marchio che ti rimane sulla fronte per tutta la vita. Hai mai visto i tori quando li marchiano così col ferro rovente e li segnano per sempre? Così noi, ovunque andremo a cercare lavoro, come carta di presentazione i precedenti. E nessuno dà lavoro a un ex carcerato. Io amo i libri. Nei libri c'è tutto. Tutto. Tutta la sapienza del mondo è nei libri. La bellezza, la malvagità, la verità, la falsità. C'è tutto. Certo, non cambiano la realtà, non possono farlo. Ma ti aiutano molto. Tu dovresti studiare, istruirti. Io? No, studiare io. Ah, certo, amico. Certo, studiare. Io dovrei mettermi a studiare, Cayetano. Il tempo di studiare per me ormai è passato. È passato perché quando dovevo studiare non l'ho fatto. Non l'ho fatto. E ora, senti, a me il carcere ha rovinato la vita. Non ci sono rimedi. Ma coraggio. Non dire così, non dire così. Dai, tu puoi ancora cambiare. Senti, il carcere è come una prova. O diventi oro puro o rimani per sempre immondizia. Belle parole, però perdi il tuo tempo. Io non posso più... Non è vero, non è così. Anzi, guarda, pensa che in realtà tu puoi usufruire di qualcosa che non tutti là fuori possono avere. Il tempo è una cosa che non si compra né si vende, neanche con tutti i soldi del mondo, nemmeno se tu fossi un milionario. È una cosa che hai tu, ma non i milionari. Loro non hanno tempo. Loro si affannano a fare soldi più che possono perché non hanno altri rapporti, perché non hanno tempo neanche per parlare con loro stessi. Tu invece hai tempo. Hai tempo, quel tempo che prima hai impiegato per lavorare, per lottare, perché fino ad oggi non potevi smettere di lavorare. Questo tempo lo puoi utilizzare ora. Non lo so, non lo so. Approfittane, dai, approfittane. Approfitta di questo tempo per studiare. Studia. Qui puoi studiare. Senti, Pedro, non c'è niente di più bello che studiare. Perché proprio attraverso questo tu hai la coscienza che non ti sei abbrutito stando in carcere, ma sei migliorato e meriti il rispetto degli altri. E non solo il rispetto degli altri, ma anche quello di te stesso. E questo senza contare quello del tuo figlioletto che ti aspetta fuori di qui. Pensaci. Figlio mio, come stai lontano? Il viaggio è lunghissimo. Però siamo molto felici che sei qui. Sì, sì. Qui è tutta un'altra cosa. Ci sono gli alberi, i prati, i fiori. E tu stai più tranquillo, non è vero? Sì. Era da tanto che non mi trattavano come un essere umano. Ah, figlio mio, senti. Mi dispiace, ma il viaggio è troppo lungo per due vecchi come noi. Credo che verrà più spesso Nieves Maria, eh? Capisci? Ah, mi sono ricordato una cosa, Pedro Luis. Nieves Maria vuole sapere che nome hai deciso di dare al bambino, perché domenica lo dobbiamo battezzare. Fammi pensare, vediamo. Ah, così un bel sì, nome. Lo chiameremo Pedro Angel. Pedro Angel. Pedro Angel. Chiamatelo così, mi piace. D'accordo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Fatta. Tienilo bene, nonna. Sta attenta, eh. Fane un'altra, Ora Maria. Mettiamoci tutti vicini, anche lei, padre. Avanti. Il papà, l'avvocato. Venga più in qua. Ecco. Ho già cominciato a svezzarlo. Gli sono spuntati i dentini. Pedro, per favore. Come possono essergli spuntati i denti se ha soltanto 5 mesi? Ma allora come fa a mangiare senza denti? Beh, perché mangia cose particolari. Brodini, succhi, pappine, insomma, cose che non si masticano. Invece io credevo... Però racconta ancora, dai, che altro fa? Che fa? Beh, già sorride, riconosce, agita le manine così... Come mi piacerebbe stare con lui. Nieves Maria? Dai, guarda. Ciao, Pedro Luis. Siediti. Buongiorno, grazie. Che posso fare per te? Voglio cominciare a studiare. Accidenti, bene. È una buona notizia. Cayetano mi ha detto che leggi molto. Sì. Allora, posso? Come no. Che cosa ti piacerebbe? Voglio studiare per diventare avvocato. Avvocato? Pedro, io ho studiato legge per fare questo lavoro. Ed è un corso molto difficile, molto arduo. Io ti suggerisco qualcosa che ti impegni di meno, come... Senta, direttore, le ho già detto quello che ho scelto, no? No. Non prendertela, Pedro. Io credo che tu dovresti optare per una cosa più adatta a te. Che ne pensi? Meccanico aggiustatore, eh? Direttore, specializzato lei nel riparare che... macchine da scrivere o da cucire. Sì, però lei pratico. Non aveva detto più che facile. Qui dentro si può studiare quello che si vuole. D'accordo, però, Pedro, tu stai mirando troppo in alto. Credimi, hai scelto uno studio che non è affatto facile. E devi tenere in considerazione che il tuo livello culturale è molto basso. Le elementari non le hai finite. Direttore, io voglio essere avvocato. Sei testardo. Va bene, va bene. Però a una condizione. Nel caso tu non riuscissi a farcela, imparerai un mestiere. Va bene. Quando comincio? Sì, sediamoci qui. Ecco. Guarda, Pedro, ti ho portato tutti i libri che mi hai chiesto. Grazie, Nieves. E come stanno gli altri? Bene. La nonna si sta occupando di Pedrito. Tu sai che non viene perché il viaggio la stanca molto. Sì, certo, capisco. Poverina, salutala per me. Sì, il nonno continua a fare i suoi lavoretti di falegnameria. Raffaele è stato poco bene, ma ora sta già meglio, grazie a Dio. E Manaue va all'università. Anch'io sto studiando. È molto duro, ma ci provo. Sono orgogliosa di te. Senti, io so perché Pedro Luis ha scelto questo tipo di studi. È a causa della donna che l'ha mandato in carcere. Però è assurdo, poteva scegliere una cosa più facile. Qualcosa di più adatto alla sua condizione. E invece, no, non può, è impossibile. No, aspetta un momento, non devi scoraggiarlo, è meglio che studi. Nelson, si arrenderà, non ce la farà. Te lo dico io. No, un momento, ti prego, lascialo studiare tranquillamente. Io lo conosco, so quello che dico. Non frenare il suo spirito di rivincita. Ti dico che così fallirà. Non può farcela, non può, è impossibile. Cayetano, quella volta che mi hai parlato, la prima volta che mi hai parlato, è stato come se si accendesse una luce.
E improvvisamente ho capito molte cose. Sì. La verità è che io non ho avuto tempo per studiare. Perché se avessi studiato non mi sarei messo nei guai. No. No, non sarei andato quella maledetta sera sul litorale. Non mi sarei ubriacato. Non mi sarei buttato su quella donna come se fossi un animale. No. Non mi sarei meritato il suo odio e il suo disprezzo. E non sarei neanche finito qui. Chiuso in questo carcere. Sai, sono preoccupato. Preoccupato perché penso a mio figlio che sta crescendo. Non avrà il mio amore e la mia protezione paterna. Avevi ragione, Gaetano. Avevi ragione. Gli uomini cambiano in carcere. Si distruggono anche. Sì. Ma io non permetterò a nessuno di distruggermi, no? Perché mio figlio un giorno avrà bisogno di me. E io devo essere qualcuno. Io devo studiare. Io devo riuscirci. Devo. Quasi incredibile. In poco meno di 2 anni e mezzo, dalle elementari al diploma. È un vero record, Pedro, eh? D'altra parte, perché non potrebbe uscire da questo carcere un uomo con la laurea di avvocato, Che dice? Su questi giornali non si legge altro che della campagna elettorale. Beh, manca poco, no? Pedro! Dimmi. Sta a sentire. Si stanno preparando seriamente a costruire il metro. Questo sì che sarebbe meraviglioso. Ma dici davvero? Fa vedere. Guarda qui, guarda. Ci sono le fotografie. Ma allora mio figlio un giorno viaggerà in metropolitana. Sì, signore, certo. Sai, gli manca poco per andare a scuola. A scuola? Sì. Credevo fosse troppo piccolo per poterci andare. Beh, andrà all'asilo. Lui andrà all'asilo infantile. E ora il mio studente mangerà la pappa. Sì. Devi mangiare per diventare forte e intelligente. Devi mangiare molto. Ora è meglio che il nonno ti metta giù e che ti dia la mano, perché sei molto pesante, sai. Dammi la manina, su. Tu cominci e io sto arrivando al traguardo. Piano, piano, camminiamo lentamente, perché non ce la faccio. Come pesi, piccolo mio? Eccoci a casa. Ecco, quel
lutto per chi è Nieves Maria? Il nonno Pedro è morto 3 giorni fa. Mi sedevo davanti alla finestra e Arcadio camminava per la strada. Andava da un marciapiede all'altro e non si stancava mai. E mi guardava. E la prima dichiarazione d'amore me la mandò da un ragazzo che passava con un carro che vendeva dolcetti, marmellata di cocco, caramelle, tante cose. Dopo ci siamo sposati. Ah, e la domenica si metteva delle scarpe di 2 colori. Io lo scialle bordato di seta e pizza. E andavamo a passeggio con il tramvai. Caracas era piccola allora. Adesso abbiamo un nuovo presidente. Già. Dobbiamo vendere la casa, Padre Luis. La casa della pastora Nieves? Ma com'è possibile? Sì, siamo in una brutta situazione. Le cose vanno male. Quello che guadagna Rafael non è sufficiente. Abbiamo poche entrate. Siamo molto male. Tu lo sai che Manaue deve terminare gli studi all'università. Questo è l'ultimo anno. E sarebbe un peccato non farlo continuare. E il bambino più cresce più ha bisogno di cose. È diventato un ometto, Cayetano. Già. Ha compiuto 6 anni. Ah, è un bellissimo bambino.
Sai che un po' di esercizio fa bene alla salute? Sì, hai ragione. A te ha fatto bene. Sì. Senti, come mai sei venuto tu oggi? Veramente sono venuto perché Raffaella ha avuto una crisi. Sta molto male. Sì, ma spero che si sia già rimesso. Più o meno, però... Però sta piuttosto giù, Pedro. Mi dispiace moltissimo. Senti, e la nonna come ha preso il fatto della casa? Vabbè, a poco si sta abituando. Ma non parla molto. Quella povera vecchia si sarà sentita molto triste. Perché ha vissuto tanti anni con quelle mura. Sì, è stato molto duro, molto duro. Però non lo so, Pedro. Io penso che sia meglio così. C'è meno da fare in un appartamento più piccolo, sai. Sì? Sì. State bene? Certo. È un peccato, però. Senti, e i tuoi studi, i tuoi progetti? Forse avrò la possibilità di lavorare nella costruzione della metropolitana come ingegnere meccanico. Che te ne pare? È una buona notizia. Complimenti. Grazie. Speriamo bene. Sono felice per te, Manawe. Senti, chi è quella ragazza che parla con Cayetano? Quella? È sua figlia. Davvero? Sì. Ciao. Ciao. Come va? Come stai, Cayetano? Io sto bene. Molto bene, come grazie. Stai? Questo è il fratello di Pedro Luis, mia figlia. Piacere. Ciao. Non ti conoscevo. Beh, io non vengo qui molto spesso, sai. Anch'io non posso venire sempre. Tu come ti chiami? Manawe. E tu come ti chiami? Tibisai. Tibisai. E tu studi? No. Perché stai ridendo? Io devo tenere in esercizio le dita. L'università entra in carcere. La dottoressa Sonia Scotti è stata una delle promotrici del progetto. I professori dell'università Simon Rodriguez si recano settimanalmente nelle prigioni per incontrare i loro alunni, per aiutarli a migliorare la loro istruzione. E qui il carcerato e la guardia studiano insieme. Que quien te hace llorar